Bentornati su ManaTube. Io sono Spec, questo è Damien. Ciao a tutti. E in questa puntata parleremo di The Secret Layer, The Walking Dead. Sì, un prodotto particolare che sta facendo davvero tanto parlare di sé nella community. In generale, forse avete già visto, letto qualcosa, visto che ne parlano davvero Sì. tutti. E pensavamo fosse interessante rifare qualche riflessione al riguardo, soprattutto perché, come avete già visto nel Secret Lair del Giorno della Donna, sono queste carte di The Walking Dead delle leggende Sì. e quindi sono interessanti per il formato di cui noi parliamo, Sì, spero, sono leggende per commander. fantastiche per Commander, sì, assolutamente giocabili. E questo aspetto particolare, Secret Lair è un prodotto che si può acquistare solo e direttamente dal sito della Wizard e in un breve lasso di tempo, Sì. nel tempo appunto, nelle varie edizioni avranno sempre un limite, questo tra il 4 e il 12 di ottobre di quest'anno. 2023, Ah, pronti, ok, mi grazie. State raccomando. attenti, non dimenticatevi. Questo, insomma, una cosa un po' particolare, ma questo prodotto ha una caratteristica nuova, oltre che essere interessante per Commander, hanno fatto un passo avanti, un passo in più che Sì, hanno fatto queste carte del crossover con The Walking Dead, giusto. la serie TV, per chi non l'avesse mai vista, noi non l'abbiamo vista, ad No. esempio, le hanno fatte a bordo nero. E questa cosa è un po' particolare, nel senso che, come è stato specificato anche nella Wizard, nella descrizione del prodotto, queste carte a bordo nero sono Sì. utilizzabili in Commander, ed è per quello che ne stiamo parlando, e anche in altri formati Eternal come Legacy e Vintage. Ora, il fatto che, appunto, vengano stampate carte nuove con delle meccaniche uniche nel loro Giusto. genere e che siano utilizzabili è una cosa nuova per il Secret È Layer. nuovo perché Secret Layer noi siamo abituati a vedere carte che esistevano già, quindi già delle ristampe con art alternative sul astratto, sul particolare, realistico, temi molto strani ogni tanto, buffi, e però sì, sempre ristampe. Queste invece sono carte nuove, con nomi nuovi, e la cosa, insomma, è un qualcosa in più, cioè è inaspettato, Inaspettato, sì, perché è nel senso inaspettato, sì. abbiamo sempre visto il Secret Lair come una cosa puramente per Sì, collezionisti. oppure, cavolo, mi piacciono molto i Lightning Bolt. Voglio prendere i quattro con le quattro. Oppure c'era un Vision. Sì, Cavolo, voglio cioè prendere. Oppure ne volevi solo uno di quei quattro lì perché mi piace quello con la ragazza super assolutamente. simmetrica. Oppure ti piace, ad esempio, quello degli uccelli, Sì, c'era c'è Bird of Baleful Strix, Paradise. sì, o Baleful Probabilmente. Strix, che a me piaceva un sacco. Insomma, carte che erano già state stampate venivano date una nuova art. Interpretazione. E qua invece dal nulla compaiono queste carte che non hanno nessun riferimento a una carta già esistente. E subito ha preso abbastanza in contropiede, Sì. cioè proprio il fatto di dire, che cosa nuova, cioè senza andare a scomodare le fetchlands, il prodotto, anche quello molto Sì, chiacchierato, per il cioè costo, però questa è un'altra storia. effettivamente, sai, dal nulla carte nuove. Ah, ok, va bene. Sì, Ora, però bello, carte nuove. Perché no? Perché ho delle carte nuove da poter giocare in Commander. Lo voglio sì, comprare. però appunto, se tu le vuoi comprare, Cioè, c'è da in comprarle quel in lasso di quel tempo lasso lì. di tempo lì, dal 4 al 12 ottobre, tu devi andare sul sito della Wizard e comprare queste carte. E già il fatto che tu abbia un tempo limitato per comprarle mette una persona che le vuole comprare, non necessariamente un giocatore, perché noi parliamo dal punto di vista dei commander, magari anche un collezionista, Sì. o mette una certa ansia, a mio modo di vedere, cioè non ho tutto il tempo che voglio. E sì, non ho tutto il tempo che voglio e posso non volerle adesso, ma io come giocatore volerle dopodomani. Oppure A Natale. a Natale, regalino di Natale. Oppure io non sto giocando Commander adesso, lo scopro Fra fra due 6 mesi. Sì. E anni e quello, insomma. perché si viene, cioè nel senso,
a mio modo di vedere, questo è un video dove ci confrontiamo e discutiamo un po', ma è, cioè, a mio modo di vedere, se una carta la vuoi comprare ma non ne hai la possibilità, sia per il fatto che è per un tempo limitato, poi per un altro secondo elemento di cui parliamo dopo, crea comunque una certa disparità. Sì, dopo ovvio tutte le carte, cioè le compri fra un anno, ok, è spikeata, vuol dire che è aumentata di prezzo tantissimo, o magari è scesa di prezzo, non costa niente. Ok, sono un giocatore nuovo, comunque vabbè, quello però ci può stare. Qui però uno vede un tempo limitato, si immagina una quantità limitata, a meno che non cambino le cose, ma è per collezionisti, per tempo limitato, non dovrebbe essere una grande quantità, quindi uno, la prospettiva non è incoraggiante, cioè facilmente sarà una carta che fra un anno va a costare tanto, perché è una c'è già come premessa di prodotto fatto dall'inizio, cioè, capito? Cioè, non, assolutamente non so la logica, ecco, forse sì, però è, cioè, c'è qualcosa che sembra stonare. Oltretutto il Secret Lair non è acquistabile da qualsiasi parte del mondo, cioè se andate a vedere il Secret Lair sul sito, facciamo vedere qua, in Europa è comprabile praticamente da quasi tutti i paesi, Stati Uniti copre una grossa fetta anche di alcuni paesi asiatici, alcune cose, alcuni paesi limitrofi, insomma. Sì. Però in alcuni paesi proprio non è comprabile. Tipo il Brasile. Il Brasile, c'è un paese... una quantità di giocatori Commander, in specifico, anche sì, molto grande. Credo, cioè, poi c'è anche ad esempio in India. Anche il Sudafrica. Sì, cioè... una grossa fetta, una parte di paesi non può neanche comprarli. Cosa succede in questi casi? Cioè, io che non posso comprare un prodotto, devo ricomprarlo una volta che è stato comprato. Sì, sicuramente. E sei costretto, tra virgolette, anche a collaborare con chi te la vende, perché... Beh, sì, sicuramente la vende di più di quello che l'ha comprata, cioè adesso poi questa esatto. È la norma, no, dai. No, esatto, però comunque non hai neanche avuto la possibilità. Beh, sì. Perché cioè, poi in paesi dove c'è una community già grossa, insomma, buona, cioè capisco che forse in Alaska, dice, poi non ce l'ho con quelli dell'Alaska, sia chiaro, tutti quelli dell'Alaska che ci stanno ascoltando. Poi sono in America, quindi non abbiate, ma infatti, forse in Alaska vi arriva. Vabbè. No, ma però, cioè, effettivamente crea Uzbekistan. Crea un po' di sì, crea Kamchatka di risico. E, crea comunque una certa chiamiamolo disparità. Ma sì, dai, ci sta. Però comunque non mi sembra una cosa piacevole, onestamente, il fatto che un giocatore... Sì, forse la distribuzione di tutte le carte non è uguale dappertutto. Non è uguale. Però forse in un paese dove sai già che ci sono delle community, o le carte in portoghese le fai, il Brasile gli darai la possibilità, già gli fai le carte in portoghese, perché non gli dai un prodotto in questo tipo? Esatto. Questo è un po' il ragionamento. Sì, anche perché... Oppure, non so, sembra quasi una... Adesso è un termine forte, sembra una reserved list 2.0. Cioè, io non ho avuto occasione di comprare delle carte di reserved list, adesso per comprarle campo a cavallo. Alla faccia del regalo di Natale di prima. Alla faccia del regalo di Natale. E poi c'è un altro punto. Sì. Appunto, Rosewater, che sapete tutti chi è, che è ripreso di qua. Sì. Okay. Sbagli sempre. Sì. Ha detto che, ok, beh, ragazzi, non preoccupatevi, se queste carte, insomma, piacciono le meccaniche, le ristampiamo in futuro anche con un altro nome, più in lore, perché c'è stata anche un po' questa discussione del fatto che Walking Dead possa non essere, però questo sì, non è un crossover, ma nel senso lì può piacere o non piacere, non si può parlare di tantissime cose di questo Secret Lair. Il punto è che appunto Rosewater ha anche detto, ok, ve lo rifacciamo con un altro nome. E c'è proprio una carta che viene ristampata. Funzionalmente uguale, meccanico uguale, con un altro nome. A parte che ci sono delle pedine Walker che sarebbero zombie e non so come fai a cambiare le pedine. Però questo, esatto, vabbè, lascia stare. Viene a crearsi un po' così. Ma vabbè. Tipo, dopo ci viene in mente Three Wishes. Sì, ma appunto perché, cioè, la Wizard ha già fatto potenzialmente delle cose simili involontariamente. Sì. Esempi, Portal Three Kingdoms, diceva Three Visits, diceva Ravages of War, Capture of Jinzu, carte che funzionalmente sono identiche ad altre, ma stampate in una quantità infinitamente minore. E sì, lì era un prodotto per il mercato asiatico, fatto tutto in tema asiatico, cioè a me piace anche come idea, voglio prendere un mercato, faccio un prodotto ad hoc,
però dopo lo puoi usare anche negli altri, cioè anche lì c'era una selezione specifica, proprio il contrario di quello, vabbè. Cioè, però comunque rimane il problema che si è visto dopo cosa succede a stampare due carte funzionalmente identiche ma diverse nel nome. Cioè crei una copia, sì. Se poi una delle due copie non è molto presente sul mercato, i prezzi salgono davvero tanto. Quindi bella l'idea di ristamparle con un altro nome per darle accesso a tutti. Ma se poi uno volesse utilizzarne tutte e due, si crea anche una grossa disparità. Basta che andate su un qualsiasi sito di vendita e guardiate Armageddon quanto costa e quanto costa Ravages of War, per dire. Sì. O Natus Lore e appunto Trivisit, se proprio vogliamo essere cattivi. Ma non è solo questo, cioè un'altra volta è successo con il Mana Crypt. Sì, che era dentro una rivista, un libro, però solo in Spagna. Esatto. E insomma, lì c'è stato un'incongruenza, nel senso che, ok, in Spagna ce n'erano tanti, li potevi prendere, io che ero in Italia non prendevo Magic in quel periodo, ovviamente, però non le avrei potute, non le avrei. Sì, ma poi mi ricordo anche che, cioè, ho un po' indagato su sta cosa, cioè, per comprare dovevi comprare il libro, tagliare un ritaglio dietro, spedirlo e, però ottenevi un Mana Crypt che col tempo, prima di quest'anno, sì, dove Mana Crypt ha avuto una ristampa folle per quantità, non per, nel senso, ci stava assolutamente, sì. Era cresciuto davvero tanto di prezzo perché non aveva avuto ristampe. Sì, si faceva. C'erano anche i fumetti di Magic. C'era, sì, quello della Black Blade. C'era, sì, la carta, sì, dentro. Sì, lo facciamo, sì, vedere. Quindi cose così. Però insomma, arriviamo adesso. Vediamo che questa cosa, insomma, ha creato un po' di problemi. E volerla riproporre quasi allo stesso modo, quasi uguale. Cioè, il punto, perché perseverare è diabolico. Però, cioè, dopo si crea. A me è venuta l'ansia un po'. Onestamente. Ma perché dico, cavolo, ma io cosa devo fare? Devo comprare. A me non mi interessa niente Secret Lair, ma devo comprarlo perché dopo so che verrà a valere dei soldi? Cioè, perché dopo è un aspetto economico. Però io non lo voglio comprare. A me non piace, non interessa. No, anche io voglio avere la possibilità di avere quattro nuovi comandanti, a me piace come prodotto. Ma senza Walking Commander Dead, senza nuovi. Niente. Commander nuovi, mi piacciono, voglio sempre provare, voglio comunque vedere cosa fare. Però se non li prendo adesso, so che dopo no. E quindi c'è questo obbligo, è sicuramente una strategia di vendita perfetta, cioè risorse a livello limitate. A livello di strategia di mercato non ci può dire dopo, niente. Dopo però sì. Io posso dire la mia speranza. Sì, 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 sì. La mia speranza è che sia soltanto una faccia di una carta flippabile e che quindi dall'altra parte c'è un altro nome di un'altra leggenda che verrà avanti o che sarà in Commander Legend, non lo so, e che quindi sia un tricchettino così, che però non è comunque corretto, cioè non è comunque limpido, no, corretto, esatto, non devo valutarlo io, limpido sicuramente non lo è. Sì, ma come dice Spec, c'erano tanti modi per provare a evitare una situazione del genere, cioè le carte a tema Godzilla, giusto, avevano sotto una scritta che diceva vale come quella e poteva essere tranquillamente un'ottima soluzione, nel, sì, senso che collezionista ha una carta fuori dal normale, la persona a cui piace Godzilla oppure i mostri degli anni 50 che facevano i film super fighi, sì, hai la tua carta in quella versione, le altre persone la comprano nella versione normale, però oppure adesso addirittura farle in silver board, nel senso, sì, che sarebbero state intese come carte tra virgolette scherzo. Però capisco che magari uno mi dica però nel senso le carte scherzo non si possono giocare, dopo io le gioco, ma avrò sempre un attimo la remora di dire però sì, però era un'opzione comunque, sì, cioè, sono c'erano opzioni, mm-hmm, cioè perché scegliere un'opzione, perché poi magari ripeto l'intenzione magari della Wizard magari era esploro un nuovo tipo di prodotto e in un nuovo modo o per provare cose nuove, certo, si può sbagliare, cioè questo è chiarissimo, certo, ma vediamo se persevera. Sì, il problema sono è che buonista, si crea, buonista, si, crea si può creare un precedente, che è pericoloso. Ci sta, è vero, fa paura, vero, io mi sono chiesto perché è venuta l'ansia poi quello, ma anche se il prossimo Secret Lair fosse fortissimo, cioè una cosa di cose fortissime, non so, è il dubbio, cioè il fatto che l'azienda da questo punto di vista, sì, metta, sì, metta dentro di me il dubbio o che mi lasci comunque con dei timori,
non mi piace. Sì, ma anche perché Secret Lair dovrebbe essere su ristampe. Sì, cioè dal nulla, pam, ciao, sono una carta nuova. Cosa? Ma sono una carta nuova. Ma, ehi, ma, capito, quindi questo è un po' quello che ne pensiamo. Poi i pensieri così anche non precisi, non lineari, no. Una scaletta ce la siamo fatta, però è sì, più però volevamo parlare un attimo con voi, volevamo esporre un po' i nostri pensieri legati a Commander, certo. Alcune carte sono davvero interessanti anche per Commander, però è comunque non possiamo non considerare, provare a considerare l'aspetto un po' globale della faccenda. Sì. E niente, questo è quello che pensiamo di Secret Lair. Fateci sapere se cosa ne pensate e non preoccupatevi, perché sotto il nostro video lasciamo tutto, chi ne pensa bene, chi ne pensa male, quindi fateci sapere. È per aumentare la discussione, il confronto nella community, esatto, su questa cosa. Non vogliamo, non siamo qua per scrivere Wizard ha sbagliato, no, o community basta. No, cioè, perché dovete considerarla, fanno il loro bene del nostro. Sì, cioè, fateci sapere cosa ne pensate. Potete mettere mi piace, iscrivervi, dovete, o commentare per farci sapere che vi piace il canale. Questo è sempre. Decidete voi cosa fare con Secret Lair, ovviamente. È una scelta che potete fare tutti quanti. E vi ricordiamo, inoltre, che alla fine di questo video ci sarà l'estrazione del Mana to Game. Non l'abbiamo detto all'inizio perché erano due cose molto staccate. Eravamo presi dal punto. Sì, beh, è una cosa importante. Quindi per chi fosse stesse partecipando, state connessi perché estrarremo il nuovo vincitore del Mana to Game. A dopo. Questo è Card Market. Questo è Spec, questo è Damien, questo è Manatub. Alla prossima. Ehi, bentornati su Manatub. Qui per voi il Damien. Purtroppo piccoli inconvenienti tecnici non ci hanno permesso di mettere l'audio adeguato all'estrazione, quindi stiamo facendo, diciamo, un reload con solo io che vi racconterò come va questo Manatub Game. Il bono da 15€ viene estratto in questo momento. E vedremo chi appunto guadagnerà questa grossa opportunità di spendere 15€ su Card Market. Andiamo e vediamo cosa succede. Si parte subito e niente, vediamo che rullo di tamburi. Il vincitore di questo Mana to Game è Simone B. Simone B, dovesse andare all'avventura, sicuramente mi porterei dietro Ezzurri Renegade Leader, grandissimo elfo, famosissimo Marlem of the Morsong come Wizard, Black Bloom Rogue e Bishop come Cleric. Simone B, un grande nostro, come dire, affezionato fan. Siamo molto contenti che tu abbia vinto, ma siamo molto contenti che abbiate tutti quanti partecipato a questa grande lotteria, a questo gioco. Vi ricordiamo sempre che se apprezzate i nostri video, un like, un mi piace può supportarci al meglio, e vi auguriamo di rivederci per il prossimo video e per il prossimo Manatub Game. Io sono Damian, vi saluto a Spec, questo è Manatub, alla prossima. Peschino, che cosa vuoi che sia, il blu. E questo mazzo ha un obiettivo molto interessante: far entrare terre? Sì, Spec. Dobbiamo far entrare almeno due terre ogni turno.